L'avvocato Marcello Feola è stato nominato commissario del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Nel pomeriggio di mercoledì il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha firmato il decreto di nomina, dando il via a questa nuova fase dell'area protetta dopo la fine del mandato di Tommaso Pellegrino e in attesa della definizione del nuovo presidente. La durata dell'incarico a Feola è infatti di 6 mesi, eventualmente prorogabile. Per l'ufficialità occorre attendere che il decreto venga trasmesso all'ente parco, che fino a questa mattina non lo aveva ricevuto. Feola, originario di Campora, in provincia di Salerno, è avvocato amministrativista, dottore di ricerca in diritto costituzionale, consulente del Formez e docente all'Università di Salerno. Sul fronte politico è stato assessore ai lavori pubblici della provincia di Salerno durante la presidenza di Edmondo Cirielli. Il suo nome già in passato era spuntato per la guida del parco, vista anche la sua conoscenza del territorio cilentano. Ora, dopo il toto nomi dei mesi scorsi, chi aveva visto il vaglio di diverse candidature per l'area protetta del Basso Salernitano, non è arrivata la fumata bianca definitiva per la presidenza, ma il più volte citato nome di Feola ha trovato finalmente conferma per il ruolo di commissario. Bisognerà vedere ora la reazione del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che di fronte proprio alla previsione di un commissariamento e quindi alla scelta di non nominare un presidente, bypassando così la concertazione con la Regione, non aveva nascosto già da tempo malumori.